Il venerdì pomeriggio, con le nostre temperature tropicali che ci inducono a fare altro, in un posto bellissimo ma complicato come il Museo Archeologico Nazionale, è stata una sfida al vostro affetto. Quindi devo dire che però mi è andata bene, siete in tanti e sono felice. Sono felice non tanto per me, che pure ho avuto l'occasione, qualche occasione della vita, l'ho avuta, quindi sono grato di quello che ho fatto. Sono molto felice per il tema di cui parleremo oggi e per i relatori ovviamente che mi hanno onorato, ci hanno onorato della loro presenza, perché parlare di quattro giornate di questi tempi credo che sia straordinariamente attuale. Sapete certamente tutti che ricorrono in questi giorni gli 80 anni delle quattro giornate, è stato dato grande rilievo all'evento, c'è stato il Presidente della Repubblica, la città vive con intensità e gli organi di stampa anche vivono con intensità questo ricordo straordinario, ma mi piaceva condividerlo con la Fondazione Navi, con la Fondazione di cui sono Presidente, la Fondazione San Giuseppe Nuti e con gli amici dell'Associazione Libera Unione Florenza, perché si potesse ulteriormente aprire lo spettro di lettura di quei eventi e si possano approfondire nuovi aspetti, conoscere nuove vicende, conoscere anche meglio la vita di quegli eroi, di quei patrioti di cui celebriamo la gesta oggi. E questo era una cosa, una missione che credo si sposasse perfettamente con il lavoro che fa la Fondazione Nauri, con il lavoro che cerca di fare la Fondazione San Giuseppe di Nuoro e con il lavoro che tenta di fare anche l'Associazione Libera Unione Forense nella promozione di una cultura giuridica che si richiami ai valori del liberalismo. Io sono innamorato delle vicende delle quattro giornate. Chi mi frequenta sa che ho un'ossessione per la resistenza più in generale, per le quattro giornate in particolare. E preparando o tentando di colmare un po' la mia ignoranza su alcune vicende, ho scoperto, credo di aver capito, che in realtà noi ricordiamo un evento, ricordiamo anche alcuni nomi, la Cinasuolo, Zurato, scusami, e altri più noti, ma in realtà gli eroi sono stati tutti. E se si va a pescare l'archivio della polizia fascista, si vede che le vessazioni erano antiche e dure, violenti, prepotenti, e quindi l'epilogo di quelle quattro giornate non nasce solo dalla sopraffazione e dall'intolleranza alle gesta naziste, ma era la somma di una lunga sofferenza che si era maturata in quasi vent'anni. Io dico quasi vent'anni perché io conto le sopraffazioni dal 25-26, non solo dal 22, quindi era un lunghissimo elenco di sopraffazioni e di prepotenze che aveva mortificato la città in tutti i suoi strati, dal popolo semplice, basta guardare la storia del padre della città solo, ai ceti anche un po' più impegnati intellettualmente, alla media borghesia, la città soffriva. E la sofferenza poi è esplosa diventando un evento internazionale, perché quello che è successo a Napoli, come dire, è il tema che ha interessato l'intero continente, e il ricordo di quella vicenda, io credo vada ancora approfondito, celebrato, ricordato. Questa volta l'abbiamo fatto qui faticosamente perché oggi era. Io ringrazio, anzi colgo l'occasione per ringraziare il professor Giulierini, il direttore del Museo Archeologico Nazionale, che ha confermato ancora una volta la sua affettuosità e la sua disponibilità e la sua apertura alla città, perché venire a parlare delle quattro giornate qui ha un doppio valore. Noi siamo anche partner del MAN, nella rete Extraman, lavoriamo insieme, abbiamo un progetto di città che è consolante perché ci dà un'idea che parte dalla storia ma accompagna anche una visione della città nella sua quotidianità, un modo di vivere questa città. Tutta questa roba di cui per la quale vi sto tediando è
frutto di mesi e anni di lavoro. E poterlo approfondire, parlando anche delle quattro giornate, per il motivo di particolare orgoglio. Avevo detto alla mia amica, la dottoressa Carina, che non avevo parlato molto, quindi cercherò di essere veramente molto breve. Volevo spendere qualche parola anche di ringraziamento. Innanzitutto ringraziare il Presidente della Regione, l'onorevole De Luca, e il Sindaco di Napoli, il Professore Manfredi, per il patrocinio che ci hanno concesso, per noi è motivo di vanto e di orgoglio. Volevo ringraziare in modo particolare il Professor Guido D'Agostino, che nel suo ruolo mantiene la fiaccola accesa nel ricordo delle quattro giornate. In questi giorni credo che stia lavorando 24 ore al giorno, se è possibile, e veramente ha fatto un sacrificio per essere qui con noi, gli sono profondamente grato. E poi tutti i relatori, che da qui a breve parleranno, perché possa restare nel cuore di noi un ricordo, una curiosità sulla quale andare ad approfondire, e anche una testimonianza per dare a cogliere nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Noi ricordiamo le quattro giornate, ma in realtà purtroppo quegli anni di date da ricordare e da conservare a fuoco nella nostra memoria ce ne sono tante. Per quanto riguarda me, la Fondazione San Giuseppe, proveremo a ricordare le quattro giornate per il futuro in modo anche più organizzato, ma non solo le quattro giornate, tutto quello che riguarda la resistenza e la rinascita di questo paese, perché in quelle vicende c'è la possibilità per noi di definirci comunità sul piano cittadino per quanto riguarda le quattro giornate e sul piano nazionale per quanto riguarda i valori costituzionali ai quali tutti quanti ci riferiamo. Ho già parlato troppo, per cui vi chiedo scusa se ho tolto qualche minuto anche ai relatori, e do la parola alla dottoressa Gravina, che modererà e presenterà gli altri amici ai quali, ecco, ribadisco il ringraziamento, e ringrazio ancora una volta tutti quanti voi di essere qui. Grazie.